Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale Fai da te casa. Oggi volevo parlarvi della termografia. Io tutti i giorni mi capita di lavorare con la termografia nel settore edilizio. La termografia nel settore edile è molto utilizzata perché grazie a questa tecnologia riusciamo a fare una miriade di servizi e riusciamo a capire tante cose. Una di queste può essere la localizzazione delle tubazioni. Riusciamo, grazie alla termografia, a capire da dove ci passano le tubazioni. Quelle di acqua calda siamo agevolati perché la differenza termica tra il caldo e il freddo, quindi, va ad evidenziare tutta la striscia da dove passano da dove passano le tubazioni. Oppure un altro campo in cui è molto utilizzata nell'edilizia la termografia è quella delle dispersioni termiche. Quindi riusciamo a vedere tutti quei punti dove abbiamo delle dispersioni termiche, delle pareti, da serramenti e da vari punti da dove può entrare il freddo o anche il caldo. La termografia viene utilizzata molto in edilizia anche nella ricerca delle perdite di acqua. Grazie a questa tecnologia riusciamo tramite quelle che sono le macchie termiche che si creano durante una perdita, possiamo vedere delle macchie termiche o più rosse, quindi quando sono determinate da acqua calda, o magari blu quando comunque le perdite sono da tubazioni di acqua fredda. Diciamo anche nell'edilizia, appunto, gli utilizzi che si fanno della termografia sono le mappature. Grazie a questa tecnologia riusciamo a fare una mappatura delle tubazioni di carico e di scarico, sempre se abbiamo la fortuna che siano visibili sulle superfici, sia sulle superfici verticali che sulle superfici orizzontali. Adesso andiamo a vedere quella che è la mia termocamera che utilizzo da svariati anni e devo dire che è sempre molto affidabile e io mi trovo molto bene. La FLIR modello E5. Allora, in dotazione viene data questa robusta valigetta. Vi assicuro che è molto robusta perché comunque nel mio furgone sbatte destra e sinistra e comunque continua a fare il suo lavoro. Poi viene fornito insieme il corpo macchina, appunto la termocamera FLIR E5. Viene dato in dotazione una batteria che ha un'autonomia di svariate ore di lavoro. Viene dato anche il cavetto USB per trasferire tutte le immagini che vengono, le fotografie termografiche che vengono realizzate dalla termocamera. Potete avere anche questo caricabatterie che appunto serve a caricare la batteria della termocamera. In più avete un disco di installazione e quelle che sono le istruzioni della macchina. Per quanto riguarda la presentazione di quello che serve la termografia nel campo dell'edilizia e appunto la descrizione della termocamera, per adesso penso che sia tutto. Passiamo a vedere quelli che sono proprio tecnicamente quelli che sono gli utilizzi. Possiamo toccare con mano quello che possiamo fare grazie alla termografia. Andiamo ad iniziare. Allora, in questo caso voglio farvi vedere come, grazie all'ausilio della termografia, possiamo andare a vedere intorno a questa finestra la dispersione termica che andiamo ad avere. Notate questo alone lungo la parete? Significa che comunque questa parete si sta raffreddando nella zona dove c'è la finestra. In questo caso ci indica che potrebbe
essere isolata meglio, perché come potete notare in questa zona qui c'è una tendenza alla temperatura più fredda, perché vi ricordo che leggendo la scala qui abbiamo nella schermata che comunque sta riprendendo la termocamera, abbiamo delle superfici che hanno una temperatura massima di 17 gradi, quasi 18, e la temperatura minima in questo caso è di 11 gradi e mezzo. La parte più fredda è indicata dall'azzurro, da un blu scuro, la parte più calda va a diventare giallo. In questo caso stiamo vedendo la dispersione termica di una finestra su di una parete. Anche in questo caso andremo a fare una fotografia e potremo analizzare la nostra parete e il nostro serramento. In questo caso si potrebbe decidere se andare a fare delle migliorie per ottimizzare quelli che sono i consumi energetici della nostra finestra. Andiamo a fare una fotografia. Questo che vedete qui è il cursore. Questo è il cursore che indica la parte che comunque sta il centro che la termocamera sta inquadrando. Adesso inquadriamo la parte alta del soffitto e devo dire che abbiamo trovato una parte interessante da visionare, quella che sono le dispersioni termiche sul soffitto. In questo caso vediamo che ad un certo punto nel soffitto vengono visualizzati quelli che sono comunque i travetti e le pignate. Questi sono travetti e pignate. Molto probabilmente si tratta di un marciapiede esterno. Significa che la casa sopra quel tratto lì avrà un marciapiede. E visto che adesso che stiamo girando siamo a meno 2 fuori, vediamo che il soffitto sta prendendo freddo, il soffitto, dal terrazzo o dal marciapiede che c'è sopra. Guardate come è rimarcato in questa maniera, come è proprio rimarcata i segni blu. Questo indicano che in quel tratto il soffitto è freddo e quindi può trasmettere anche del freddo all'interno dell'abitazione. In questo caso, anche in questo punto, si potrebbe cercare di intervenire per ottimizzare il risparmio energetico. Vedete che proprio nella zona dell'angolo abbiamo proprio dei punti più freddi, perché proprio è la parte esposta all'esterno dell'abitazione. In questo caso volevo farvi vedere questa macchia di umidità. Come potete vedere ci sono tutte queste bolle. Significa che in questo caso siamo in presenza di umidità. Molto probabilmente, dato che siamo al confine della casa, questo è un muro perimetrale, molto probabilmente abbiamo un'infiltrazione nella parte esterna e molto probabilmente nel rivestimento della guaina. Adesso vediamo la termografia come ci può aiutare nel valutare questa macchia. Potete notare che proprio a livello della macchia abbiamo tutti questi punti blu. Ci indica appunto che abbiamo, potete vedere in questo caso, che abbiamo anche il segno dei mattoni. Qui potete vedere che ci sono i mattoni e la calce che c'è intorno. Significa che qui c'è più o meno la soletta di cemento armato e molto probabilmente questo è un muro di cemento armato. Però, come notate, abbiamo tutta una macchia termica che effettivamente ci dice che abbiamo un problema di infiltrazione. Vedete che comunque la mia mano in questo caso si vede da dove partono i mattoni e da dove c'è il muro di cemento armato. In questo caso la termografia ci aiuta a fare una mappatura su quelle che sono le problematiche di infiltrazione. E anche qui andiamo a scattare delle fotografie che poi andremo ad analizzare con il nostro software di grafica della FLIR.
In questo caso andremo ad utilizzare la nostra termocamera FLIR modello E5 per andare a fare un tracciamento delle tubazioni del riscaldamento. In questa maniera possiamo vedere esattamente come viene distribuita, come vengono distribuite le tubazioni del riscaldamento nell'abitazione. Quindi possiamo andare a creare una mappatura delle tubazioni e sapere da dove passano. Questo ci può tornare utile se dobbiamo fare dei lavori, se dobbiamo fare dei fori magari nelle piastrelle o se abbiamo semplicemente bisogno di sapere da dove ci passano i nostri tubi. In più, se abbiamo comunque delle perdite di carico della caldaia, che stiamo andando a cercare una perdita sull'impianto di riscaldamento, è possibile che andiamo a trovare delle macchie termiche di acqua calda e in questo caso però non vedremo il tubo. In questo momento potete vedere che il tubo presenta una certa linearità, quindi si vede il tubo bello lineare. In questo caso tutto qui intorno ci sarebbero, se perdeva in quel punto, ci sarebbero delle macchie termiche che facevano vedere che proprio l'acqua calda sta disperdendo nel massetto del pavimento. Anche in questo caso andiamo a realizzare delle fotografie che poi andremo ad analizzare con il nostro software di grafica sul nostro computer. In questo caso andiamo a inquadrare semplicemente un termosifone che sta riscaldando. Allora, la temperatura che viene indicata qui è sempre quella del cursore. Io adesso vado nella parte più calda e vedete che la temperatura va ad aumentare fino a 50 gradi circa. La parte più bassa avrà una temperatura di 15 gradi e lo vedete qui, sono questi segni blu, la parte più fredda. Adesso, inquadrando il termosifone, vediamo che in questo momento il termosifone sta lavorando bene perché è riscaldato in maniera uniforme. Se ci fossero dei problemi d'aria o dei blocchi di qualche elemento, certi elementi sarebbero di colore meno rosso, più tendente al blu, proprio per andare a far vedere che comunque il termosifone non lavora bene. Ma in questo caso sta lavorando molto bene perché è tutto uniforme. Anche in questo caso, grazie alla nostra apparecchiatura FLIR, andiamo a fare una fotografia, ha creato sia la foto termografica che la foto reale. Facendo l'analisi di questa parete, possiamo andare a vedere come negli angoli, quindi sia nell'angolo verticale che proprio l'angolo del soffitto, abbiamo la parte più fredda. Significa che è una parte che potrebbe essere isolata in una maniera migliore, perché qui si vede proprio che c'è un calo di temperatura. Quella è una parete esterna e quindi molto probabilmente qui ci potrà essere un terrazzo. Si può notare in questa foto proprio in maniera esplicita che nell'angolo della casa abbiamo questo ponte termico, quindi guardate il cursore che in questo momento mi va a segnare proprio nell'angolo 18 gradi e mezzo. Se io lo sposto sulla parete abbiamo 22 gradi quasi, quindi significa che dall'angolo, spostandoci solo di un mezzo metro nemmeno, abbiamo circa 3-4 gradi di differenza termica, non è poco, e quindi si potrebbe andare a lavorare su quello che è l'isolamento termico, magari pensando a mettere un cappotto esterno o magari creare una parete interna di isolamento. Però in questo momento io voglio farvi vedere solo quelli che sono i vantaggi che ci può dare la termocamera, riuscendo a capire quello che ci sta descrivendo. Questo è un soffitto realizzato in maniera tradizionale, quindi con travetti e pignate. Quindi io in questo caso questa linea
rimarcata più azzurro, riesco a capire che è un rompitratta, e invece questi che voi fate sempre riferimento al mio cursore, quelli che vedete così, che appaiono più blu, sono i travetti. Quindi possiamo dire che i travetti sono posizionati in questa direzione, e quindi abbiamo pignate, travetto, pignata, travetto, e sappiamo anche la direzione come sono state posizionate i travetti e le pignate. Voglio farvi vedere un esempio che io faccio sempre davanti ai miei clienti, e fa capire più o meno il principio di funzionamento. Adesso io andrò a mettere la mia mano sulla porta, e quindi lascerò il calore della mano per un attimo sul telaio della porta. Potrete osservare che comunque l'impronta della mia mano rimane praticamente il calore della mia mano. La termocamera legge il calore che io ho lasciato sul telaio della porta. Andiamo ad analizzare con la termocamera una mansarda, dove andiamo a vedere, grazie all'ausilio di questa macchina termografica, come possiamo notare ci sono delle differenze termiche abbastanza chiare. Quel colore che vedete blu indica che la parete è molto fredda. Qui possiamo vedere tutti i travetti che compongono il soffitto. Qui abbiamo un travetto, poi, e c'è anche uno spazio che prende un po' di freddo, lo potete notare nella zona blu. Qui si nota chiaramente, si vedono i travetti e le pignate. Tutta quella zona che vedete in colorazione blu indica che la parete non è ben coibentata, e negli angoli specialmente sono le parti più fredde, proprio perché il tetto non è coibentato. La coibentazione solitamente è più un discorso fatto negli ultimi anni, grazie a tutti questi nuovi modi di costruzione, dove prevedono le coibentazioni nel rifacimento delle coperture. Qui possiamo notare ancora tutti i travetti. Grazie alla termografia riusciamo a capire come è stato costruito il tetto, quali sono i punti più nevralgici dove ci sono più le trasmittenze termiche. Sono quelle parti che andrebbero in qualche maniera curate maggiormente per avere una minore dispersione termica. Come si nota, la temperatura varia molto. Possiamo osservare in questo caso il termosifone e il tubo che va ad alimentare il termosifone, quindi con la termocamera lo possiamo seguire fino a visualizzare molto bene tutto quello che è il percorso della tubazione, e andiamo a vedere da dove arriva. Andiamo a fare un rilevamento di temperatura con la nostra termocamera Freel modello E5. Andiamo a verificare la temperatura all'interno di un collettore dei termosifoni. Possiamo anche andare a scattare una fotografia da poter analizzare in un secondo tempo con la nostra applicazione della FLIR in dotazione. Ecco un altro settore molto importante dove andiamo a utilizzare la nostra macchina termografica. Potete notare sul muro questa macchia di umidità molto importante, questi scrostamenti sulle pareti provenienti dal lucernario. Sicuramente siamo in presenza di problemi di infiltrazione che abbiamo nella zona del tetto dove è stata applicata l'apertura, dove è stato posizionato il lucernario. E possiamo osservare questi forti scrostamenti che abbiamo nel muro, e
adesso andremo, grazie all'utilizzo della termografia, a cercare di capire come vedere di risolvere. Ecco, apprestiamoci a vedere appunto con la termocamera. Potete notare nell'angolo proprio il punto dove c'è l'infiltrazione e andiamo a vedere che la temperatura è di circa 17 gradi in quei punti e notiamo la colorazione blu che tende comunque ad indicare che c'è l'ingresso dell'acqua, comunque si vede l'infiltrazione dell'acqua e crea proprio questo alone che va da un blu più intenso ad un blu più chiaro fino tramite le varie gradazioni ad arrivare all'arancione. Proprio in questo punto si può vedere come è proprio azzurro nell'angolo che nota in maniera esplicita il punto di infiltrazione dove dobbiamo andare a operare per risolvere il problema. Sicuramente in quel punto avremo o delle tegole rotte o magari la guaina si è rovinata o la faldaleria del lucernario ha dei problemi. Anche in questo caso possiamo notare uno di quegli esempi dove la termografia ci viene molto incontro. Siamo in uno scantinato e siamo in un muro controterra e possiamo verificare nell'angolo in alto a sinistra che anche in questo caso abbiamo un'infiltrazione. Potete in questo caso notare come la zona che indico io adesso con il cursore sia notevolmente di colore che cambia dal resto della parete. Vedete che il resto della parete tende ad essere più di colore tendente all'arancione giallo, mentre proprio nell'angolo andiamo a vedere che c'è il blu scuro. Andiamo a verificare con il cursore che abbiamo proprio nell'angolo una temperatura di quasi 10 gradi, 11 gradi, spostandoci di neanche un metro abbiamo circa 15 gradi. Nell'arco, nella lunghezza di un metro, abbiamo una variazione di temperature di circa 4 gradi. Significa che la parete è molto umida e di conseguenza è una parete più fredda. Questo ci indica che siamo in presenza di un problema di infiltrazione di acqua, sicuramente dovuto ad una copertura esterna o infiltrazione della guaina che va a fare da impermeabilizzante. Sicuramente ci sono problemi in quella zona lì, sicuramente ci sono dei problemi. Andiamo a scattare anche in questo caso una fotografia da andare ad elaborare al computer e poi bisognerà vedere come andare a risolvere questo problema. A questo punto io penso che una carrellata veloce su quello che l'utilizzo della termografia e della termocamera nel settore dell'edilizia, più o meno abbiamo fatto una carrellata generale. Se avete domande, se volete comunque dei consigli, qualcosa non vi è chiaro, potete lasciarmi un commento al di sotto del video e io vi risponderò. Vorrei ringraziare la FLIR per aver fatto questa macchina termografica. In questo caso stiamo parlando di uno dei modelli più piccoli della FLIR, modello E5, ma nel mio caso è sufficiente a fare tantissimi lavori e vi posso assicurare che con questa macchinetta abbiamo risolto tantissimi problemi nell'arco di quasi 5 anni che io possiedo questa fantastica termocamera. Adesso andrei a chiudere, vi saluto.
Vi chiedo cortesemente se in qualche maniera vi sono stato utile. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui miei contenuti, sui miei argomenti che vado a trattare. Lasciate un like a questo video. Vi ringrazio.